This is the Rex 91 Show. Hi Warriors! Welcome to Mr. Saturn, siamo nuovamente qui per guardare il tuo momentissimo video gameplay, questa volta di Dark Souls, sempre qui con la nostra Coeto. E quindi volevo tecnicamente fare un salutino iniziale, che era questo. Yeah, becca! Yeah, va abbastanza bene, va abbastanza bene. Quindi dovevo andare a massacrare i gargoyle. Sì, e sto pensando se mi ero scordato qualcosa, ma non credo. Sono umano, a questo, a tutto. A tutto! Attenzione, non mi sto scordando proprio niente di niente. Ah, e qualcuno di voi mi ha proposto una sfida abbastanza carina sul primo gameplay che ho fatto sul primo... sulla prima puntata di Dark Souls, scusate. Cioè, sono ancora un po' rincoglionito dal sonno, mi sono svegliato da parecchio. Quindi sono ancora un po' catatonico, cataflettico, catafratto, tanto per citare qualcuno che ha... Ok, non continuerò questa frase. E cosa volevo dire? Mi avete proposto, qualcuno di voi mi ha proposto, una sfida abbastanza interessante. Qualcuno di voi mi ha chiesto di fare questo. E ora, questa la posso usare, ma questa suppongo di no, quindi è un po' improbabile. Ci proveremo, voglio tentare di fare il dual wielding con questo. E sarà interessante. Quello che io mi chiedo è, voglio vedere. Sì, è molto più veloce. Ok, no, avevo il dubbio se fosse effettivamente più veloce della... spadona della bozza draghi. Ora, prima che mi uccida qualsiasi cosa, rimettiamoci lo scudo e torniamo a fare i tank così come dovremmo fare. Oh, da qui dovrebbero spararci. No? Ci sono finiti i pulsanti? Ok, fa niente. Ora mi chiedo se mi convenga. Sì, mi conviene prendermi una fiaschetta Estus prima di andare, perché probabilmente mi romperanno il culo. Dai. Oh no, baby. You're gonna... Oh, oh cazzo. Oh yeah. Oh, oh, porca puttana, mi sono scordato che erano un botto. Dove... dove andate? C'ho più equilibrio dell'elefante delle vostre mamme. Cosa volete fare? Cosa volete fare, Rexed? Nulla! Ecco cosa! Ed è per questo che ve la prenderete nel secchio. E devo abbassare un po' il microfono perché vedo le linee abbastanza altine. E vi sta anche vedendo l'esterno dire l'anima del meglio. So che è inutile rompere queste. Splendida visuale. Sì, con un cadavere. Anima di un guerriero senza... Mi è venuto a metà, quindi speriamo non mi rivenga durante la boss battle, perché sarebbe un vero dito nel sedere. E andiamo a liberare lo track. Mi sono ricordato come si chiama. E che cavolo. Non lo uccideremo. Non mi interessa attualmente uccidere lo track. Grazie, baby. Non mi serve a nulla, ma grazie lo stesso. Quindi, dicevo, andremo a liberare lo track e non lo ucciderò perché il suonello all'effettivo adesso non mi interessa, dato che non sto facendo una sfida a livello 1. E per una sfida a livello 1 il suonello è fantastico. Ma dato che non ho problemi ad aumentare vitalità se dovesse servirmi. Sì. Ok. Apriamo. Ehi. Hello. Salve. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec.
of Kari. Okay. I truly appreciate this, and I guarantee a reward only later. Il tuo pere? Mi darai il tuo pere? Low track? Tuo bel pene in armatura d'oro? C'è anche l'armatura da pene. Ah, scusate, cose che tocca anche dirle. La famosissima armatura da pene. Che è orribile a dirsi, sembra uno strumento di tortura. E probabilmente lo è. Se esistesse una roba del genere. Beh, magari lo usavano come contraccettivo durante l'epoca medievale. Si mettevano un fallo di metallo intorno al fallo. E tu mi servi. Sì, lo so, in realtà potrebbe anche non servirmi. Beh, Gargoyle l'ho fatto talmente tante volte che voglio sprigare a finire sto gioco. Quindi, sì, lo userò perché... A parte che... È Solaire. E salutiamo Solaire con un... Bella, frate. E andiamo. E là. Buongiorno. Ho qui il figlio di Gwyn. Più o meno. Si dice. Credo. La Trax è un tipo famoso, to. Sei ricco. Hai soldi. Sposiamoci. Abbiamoci. E andiamo a vivere a bella... Nell'aro no, eh. Io nell'aro non lo accetto. Andiamo. Tentazione. Questi uomini d'oggi. Non po- oh, ok. Braccio! Non riusciva a toglierla al cazzino. Pensavo si fosse bloccato. E mi serve la tua. La tua coda. L'anima del meglio. Non in questo modo. Tentazione. Do così. Dannazione, li abbiamo whippati tantissimo. Oh no no no, pensavo fosse morto. Ok, ora è morto. E... Oh! Ora puoi morire, grazie. No, mi ha tolto il mio enorme fallo codico. Ciao Soler. Ciao. Ci sposeremo più avanti. Non fa niente. Ce l'ho fatta, pure io. Bene. Allora, ce l'ho fatta. Non ce l'ha... Ce l'ha fatta o non ce la fai? Deciditi! E poi, a proposito. Tu non ce la fai e ti metti a scrivere messaggi... Durante la boss battle? Oppure mi stai prendendo per il culo e ce l'hai fatta ma hai scritto non ce la faccio. What the... Maledetti piccoli bastardi. Come fate a comportarvi in questo modo? Io mi sono sempre chiesto se potessi cadere qui. Ma non credo. Oppure sì, ma non serve una minchia, dato non morto. Ok. Va bene. Quello che, vi, che vuoi. Che poi mi sono sempre chiesto una cosa. Perché Gargoyle? Cioè, sì, a parte la scelta di design del Gargoyle. Io ho bevuto una freschetta, mi sono sbagliato, sorry. A parte ovviamente la scelta di design della chiesa gotica, ergo della campana e tutto quanto, le guglie gotiche, quindi i gargoyle ci stanno da Dio, lo ammetto. La mia domanda è: perché a livello di lore i gargoyle? Cioè perché Gwyn, se li ha messi Gwyn poi... Ho i miei dubbi, anzi. Greetings. Hey! I am Oswald of Kareem, the Pawn. Ok. Conosci Francesco? L'ha fatto Papa. È un tipo bravo. Ti sei stanca? Io mi sono sempre chiesto, ma ti sei stanca nei bracci a te? Ti sta tutto il tempo così. Tipo, vieni qua, dammi un abbraccio pure, tiè, vieci, vieci. I don't know. Che, ah, fa, che c'è? Che vuoi? Vai a botte. Vai.
Vuoi, vuoi che te spacco la testa? Ecco, questa è la... è come sta messo in questo momento. Giustizia vendicativa. Mio Dio! Anello del sanguinamento e anello del sacrificio. Per... Sì. Ciao. Ciao, Buzz Lusley. Ci vediamo prossimamente. Tu di assolutore. Oswald. Che nome... Beh, fatto... Fatelo dire, amico mio. Tu avevi il nome di Belda. E ora io tornare a fare sandwich in cucina. Andiamo. Questa la dedico a quelle persone che mi dicevano stai attento, perché poi se parli male delle donne magari arriva qualche femminista a dire che fai battute sessiste. Quindi questa la dedico a tutte le femministe. Andate in cucina e fatevi un sandwich. No, a parte gli scherzi, io non sono maschilista, no. Anzi, tutt'altro. Però le femministe mi... Non lo so. Sono demenziali, su via, dai. Non tutte, ovviamente. La maggior parte. Ok, ora che abbiamo... Tipo, ci siamo fatti odiare anche dalle femministe, dopo i cinesi e tutta quest'altra roba qui, direi che si può andare dal pub a riparare un po' di roba. E voglio provare a prendere l'anello, l'ultimo anello che tecnicamente mi serve. Tanto siamo 11 minuti, ne abbiamo un altri 10. Certo che sono in ottima forma, ho delle tette da panico, fratello. Che diavolo vorresti dire? Mamma mia. Ceccio, te tette come le mie, non l'hai mai vista in vita tua. Lascia stare, lascia stare. E apprendiamo il gesto. Urrà! Già si è imparato, perfetto. A questo oggetto, titanite. A proposito, potenzia arma. Vabbè, a parte la spada del drago mi servono le scaglie. Spadone del re cavaliere, ma ancora non lo faccio perché voglio sapere cosa ne pensate. Se è meglio quello, se è meglio quell'altro. Tentiamo innanzitutto di portare a 18. Aspetta, forse ci riesco. Forse 18 è il massimo. 18 è proprio il massimo a cui voglio portare. Oh mio Dio, avanza. E sei un figlio di puttana, me la potevi anche... ok. Questo? Facciamo? 800, sì. Che diavolo. 18! E abbiamo completato destrezza. Più di così non mi serve. Siamo arrivati al massimo. E adesso indossiamo il nostro Oh, è fighissimo. Devo andarmi a potenziare le fiaschette Estus. Ecco che cazzo mi stavo è da 13 minuti che sto pensando. Ieri sera mentre dormivo mi ero ricordato che prima dei gargoyle dovevo fare una cosa. Cosa? Andare a potenziare il cazzo di fiaschette Estus. Ecco cosa. Dannazione. Sono un demente. E suppongo questa non fosse una novità. Mamma mia. Oh, baby. Cazzo, ha pure tirato un lancone allucinante. Ehi, buongiorno. Mamma mia, adoro questa spada. So già che adorerò questa spada. Mio Dio, è fantastica. Andiamo. Wow. Cioè, wow. Ok, Lex, piantala di fare wow. Ok. Abbiamo capito che ti piace. Zitta. Tramezzino. Ora. Sì, e continuerò a dirlo per tutte le femministe. Sì. Lo sappiamo. Sei Petrus. Lo so. Hello there. How? I realize that I have requested that we retain our distance, but I also want you to know that it is not meant in ill will. Oh, sei Finocchio. Now, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you.
Grazie, tu prendermi come puttana lumena che dà le mie monetine di lame. Io voglio minimo 50 euro dietro, 70 davanti, 80. Boh. Oh my. Quello. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companion. So what if I were to teach? Would that? Ah, oh, per miracolo e te di sasso. Ah no, miracolo sul serio, no, non me ne frega niente. It's a shame. But each to their own. Speak to me. Yeah. Okay. Oh! Hey, by the way! Questo è per non esserti preso culo di me a letto. Solo perché sei gay. Yeah. No, scherzo, non solo perché sei gay, questa è sbagliatissima come frase. Feel the wrath of the gods. Sì, sì, sì. Ciao! This can't be. It can't end like this. Ok, volevo fare un'altra battuta e non effettivamente quella perché sei gay. Perché potrebbe essere vista molto male e non era il senso che volevo dare alla frase, assolutamente. Ah, ma vabbè, non... lasciamo stare e proseguiamo. Adesso la risposta è un po' parlare. Devo solo potenziare le fischiette, Sus. Non mi interessa che tu mi parli. Tu. Ah, I have your reward. Please, accept it. Che? Grazie. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you. Well, let's not be greedy now. Che poi in realtà lui dice non essere avaro ora, non chiedere troppo. Sì, lo so, è una piccolezza, però... Mue. Mue. Ah, se vi chiedete perché ho ucciso il ciccione, è perché era un vicino bastardo e meritava la morte. Chiunque ha visto l'anima oscura di Sabakuro Maiku sa a che cazzo mi riferisco. È un vicino strozzo, non mi servivano assolutamente i miracoli, quindi ne potevo fare a meno. Ho colto l'occasione e mi sono preso due umanità. Ehi! Meglio di niente. Dai. Mamma mia, quanto è bello. Che poi questo è sangue. Tipo cospazza di sangue o ruggine. Credo sia ruggine, veramente. E vabbè, poi ruggine. Non facciamo i cosi adesso. Oh già, è vero. Voi siete vivi. Non mi interessate più. Andate a cagare. Vado avanti, lo so. Ah, e by the way, se qualcuno ti facesse idee strane per la frase di prima sui gay o alcuni amici gay, non vi preoccupate, tu. Non sono contro i gay. Anzi, mi stanno anche parecchio simpatici. Sono molto simpatici e stavo pensando a che cazzo stavo andando a fa... Ah già, giusto, devo andare a prendere l'anello del lupo. Ecco che... Oh, 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 oh. È così che tu prendi gli ospiti? Eh? Oh cazzo. Merda. Cioè, è così che... Che ti fai degli amici? Eh? E in questo modo? Beh, mamma mia. Non mi fa strano che ti abbiano tagliato una gamba, una testa e che sei da solo nel mondo. Ti piacerebbe assai essere un batuffolo di corde ormai. Madre di Dio. Bevi. E dai cazzo. Ok. Ok, scusate se sto parlando poco, ma mi sono dovuto concentrare perché effettivamente toglie parecchio. E abbiamo una titanite del demone che non ci servirà un frappo. Vabbè, dato che non... Tecnicamente non mi farò nessun'arma con le anime dei boss, quindi... No, non mi serve, ragazzi miei, non...
Non è il mio scopo adesso farmi anime, farmi armi con anime dei boss, sinceramente. Ciao. Allora, per andare a prendere, in realtà potrei anche scendere per prendermi il, no, non era di qua, non se sbagliamo, perché poi se no cado giù e muoio di morte lenta e dolorosa. Cazzo, siamo già a 20 minuti. Dannazione! Non lo avevo preventivato. Comunque, ora come ora devo andare a prendere quella fottutissima rana tartaruga, quello che è sta cosa. Oh, fottiti, bastarda. Ti rivengo a prendere, mo ti rivengo a prendere. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Che adesso è... Oh, wait. Non mi ricordo che diavolo ci fosse lì. Ma... Oh, e ho capito, culetto. Sei un po' deficiente oggi, Sto dicendo, devi andare lì, vai lì. Andiamo a saltare. Ah no, basta anche rotolare. Ah, ok, quella del cacciatore. Del tipo, non me ne frega niente. Ma ok. Allora, per andare a prendere... No, non di qua, di qua. Lì c'è l'idra e adesso non mi interessa assolutamente andarmela a fare. Dov'era la... Per andare a prendere lo scudo. Ok, di qua. No, però ti avevo detto, wait a second... C'è qualcosa... già è vero, c'è lei. Oh, forse mai che mi dai la labarda. Vieni qui. Dai, adesso. Dai. Ti sto aspettando a gambe aperte. Andiamo su. Forza. Sei o non sei un ex cavaliere di Queen bruciato dai demoni della culla del caos e bla bla. Sono chiacchiere distintivo. Chiacchiere distintivo. Bomba. By the way, l'armatura ti sta, cazzo, l'equilibrio. L'armatura ti sta da Dio. E a questo giro non ho avuto così tanto. E vabbè. Non era comunque un'arma che mi interessasse, ma mi sarebbe piaciuto averla. Tanto per completezza. Questo scudo cimiero ondulato. Anche lo scudo del Cavaliere Nero non mi dispiacerebbe. Perché sono indeciso su con quale scudo finire. Credo che lo scopo finale sarà poter utilizzare quello di Havel. Solamente che... Quello di Havel è quello di Havel. Serve un... Anzi no. Mi aumento la stamina. Vai. Ah, e ho fatto questa cosa ovviamente se ve lo state chiedendo. Perché voglio prendere quella fottutissima tartaruga. Salamandra, quello che è quella. Non è una tartaruga in effetti, è più una salamandra. Che cazzo dico. Però la voglio prendere. Perché le titaniti mi servono. E dato che le titaniti mi servono, dove cazzo? Non era qui? Mi sto sbagliando? Ah! Non dirmi. L'ho persa. Fanculo. Ok, speriamo riappaia dopo. Credo che uscendo e rientrando nel gioco si ripristini la dadatissima tartaruga. Salamandra. Tentazione. Quindi, termino questo video play. Ci vediamo al prossimo video play con questa splendida visuale del lago. Del robo. E sì, andrò a uccidere quella cosa perché non voglio essere preso alle spalle. Peccato non gli si può fare backstab a sti cose. Dammi quello per l'avvelenare. Muschio rosso fiorito. Ottimo. Questo mi servirà tantissimo. Oh!
Vaffanculo! Mamma mia come ti tolgo l'equilibrio! Sei un pezzo di merda! Quindi, con questo cagacazzi che mi... ecco, okay, che mi sta attaccato alla gamba e questa splendida visuale, termino questo video gameplay, sempre con il vostro Rax91 e... ah, cambia, eccolo qui. Che annazione. Bomba! Non mi cascate, prego. Fa deficiente. Perfetto. Ciao a tutti, bro! Oh yeah!